anche il futuro rispetto alla cooperazione. Allora, una veloce solidarietà, quindi dall'esperienza di una cooperativa di tipo B passiamo all'esperienza di solidarietà, che è una cooperativa di tipo A, ma che da una questa parte è diventata anche cooperativa plurima e quindi in qualche modo sta cercando di sviluppare questa seconda anima. A presentare il lavoro sul bilancio che è stato fatto è Paolo Piazza, che è un socio della cooperativa e membro del comitato di garanzia, che assieme a un gruppo di lavoro un po' ha curato due edizioni del nostro bilancio basandosi proprio sul modello proposto dal professor Zanni. Bene, grazie per essere qui questa sera. Inizio anch'io con un ringraziamento, mi pare doveroso, ma non mi ricordo una visione, ma una visione di più persone che hanno lavorato, quindi Lisa Cendron, che è al mio fianco, Andrea Carlini, che si è andato a fare moltissimo perché questo documento venisse pubblicato, Andrea Massarin e tutto il consiglio di amministrazione della cooperativa. Quindi il mio primo ringraziamento va a loro per il lavoro che abbiamo svolto. Questa seconda edizione nasce su dati del 2017 e nasce da tre, come la prima, da tre caratteristiche che abbiamo messo in programma. Una un'intuizione o una sensazione, cioè la sensazione che il valore di questa cooperativa andasse al di là del semplice bilancio patrimoniale ed economico che viene pubblicato ogni anno. Cioè ci siamo chiesti veramente, ma c'è qualcos'altro? E questa sensazione è una sensazione che col primo consiglio di amministrazione che ha generato il primo bilancio e col secondo che attualmente lo sta adesso promuovendo e portando avanti, è una situazione molto forte, una situazione che il valore sociale di questa cooperativa sia qualcosa che va al di là. E da qui c'è anche una provocazione, la provocazione che accanto a un reddito, un risultato annuale che può chiamarsi utile o perdita del conto economico, ci sia qualcos'altro. La terza spinta, la terza idea è come misuriamo questo qualcos'altro. Come diamo voce a questo impatto o a questo valore? Nella convinzione che ci sia un valore di bilancio, un valore economico, la natura. Sì, l'ho messo dentro, no? Ancora, scusate. Quindi che il... Lo faccio andare avanti, scusate. Un attimo, facciamo qui. Sono qui, sì. Quindi che sia un valore di bilancio in dubbio. Questo ogni anno noi amministrativi, amministratori, eccetera, facciamo i conti. Poi c'è un valore sociale che noi riteniamo misurabile, che oggi rappresentiamo attraverso dei numeri, attraverso il lavoro fatto dai vari collaboratori, dalle persone che ci hanno lavorato, noi vi proponiamo un modello di valutazione di tipo numerico. Cioè alla fine di tutto questo discorso io vi dirò dei numeri, che sono i numeri che rappresentano in questo momento la valutazione di indicatori molto specifici e molto consolidati di questa cooperativa in due edizioni. C'è una terza area, l'area più giallina, diciamo, più esterna, che è un valore sociale non misurabile. Noi ci rendiamo conto che le persone che collaborano nella cooperativa, le persone che vivono nella cooperativa, le persone che erano a servizi, il comune, il territorio, esprimono qualcosa che noi non riusciremo mai a quantizzare quei numeri. È un qualcosa che ci raccontano i questionari che abbiamo somministrato, che ci raccontano le interviste fatte due anni fa ai vari amministratori pubblici, ma che non riusciremo mai a dare un valore di tipo numerico, e noi lo chiamiamo un valore sociale non misurabile. E lo rappresentiamo in questo bilancio da una serie di questionari, sono 80, somministrati a tutti gli stakeholder della cooperativa, i soci lavoratori, i nostri fornitori, i volontari, che ci danno anche loro un ritorno dal punto di vista del bilancio. I nostri stakeholder sono mappati nei vari documenti, scusatemi che mi torno indietro, anch'io, eccolo qui. Sono chiaramente, eccoli qua, sono l'azienda pubblica, chiaramente l'UIS per noi è un elemento molto importante, non solo come principale cliente,
ma anche come un ente pubblico che ci guarda e vuole che il nostro servizio sia erogato alle persone che accogliamo in maniera qualitativamente dignitosa, bene, con un sorriso e con competenza. I soci della cooperativa, i nostri lavoratori, i dipendenti, che dal 2017 hanno cominciato un percorso di inserimento a soci. Ricordiamoci che questa cooperativa nasce anch'essa da un'intuizione dell'80 di persone, di genitori che avevano figli con disabilità. Non nasce da un gruppo di soci lavoratori che si mette assieme, nasce da famiglie, nasce dal territorio che genera questa cooperativa. Negli ultimi anni la trasformazione ormai sociale, trasformazione legata appunto alla tipologia anche delle persone accolte che vivono qui, ha chiesto alla cooperativa di cambiare la propria compagine sociale. Provate a pensare cosa significa per una cooperativa, in questo senso la dimensione democraticità e inclusività della governance qui si incarna in maniera molto forte. Perché? Perché per essere democratici io devo poter, nella governance, devo poter dare voce anche a chi? Ad esempio a coloro che passano 8, 10, 12 ore del loro tempo al giorno in questa cooperativa lavorando e producendo un servizio. E quindi questo percorso di inclusione del lavoratore all'interno della compagine sociale. Li chiamiamo ancora ospiti, non sono ospiti, la parola ospiti è la parola brutta. Purtroppo viene da una vecchia da un vecchio modo di chiamare le persone. Vorremmo cambiare la parola, non abbiamo una parola, noi con Lisa stiamo solo da anni su come chiamare queste persone. Forse persone che vivono qui, la parola migliore, no? Persone che passano la loro vita qui da noi, non ospiti. Quindi nessuno di voi prima di tutto per avere questa parola ancora una volta, però viene, purtroppo quando si scrive e si creano documenti istituzionali, le parole fanno fatica a cambiare, a modificarsi. Così come i familiari non sono familiari di loro, ma sono familiari delle persone che vivono qui. Il volontariato, le associazioni, l'ente pubblico, le scuole, il territorio, i nostri fornitori, noi abbiamo fornitori molto particolari. Sono fornitori che, oltre a presentarsi la fattura a fine mese per le forniture che hanno, partecipano anche con il loro lavoro ad abbellire questa cooperativa, ad abbellire questo villaggio che vedete, e poi un nido dove c'è tutta la parte di ristrutturazione in corso. Quindi i nostri fornitori in realtà sono fornitori particolari. Brevissimamente, procedo un attimo nel... dove sono andato a finire, scusatemi, che riuscivo a capire come funziona questo programma. Eccolo qui. Vi lascio perdere le fasi dell'analisi. Sostanzialmente quello che abbiamo fatto, gli stakeholder, abbiamo definito gli elementi misurabili e non misurabili, gli indicatori sono rimasti gli stessi nel corso di questi 2 anni, cioè noi abbiamo utilizzato gli stessi indicatori che abbiamo usato nella prima versione. Quindi quello che vedete oggi in questo documento è un confronto chiaro e coerente sui numeri di indicatori prima e dopo. Sono in mezzo a questo. Ok? Devo prendere qui. Riprendo quello che diceva prima il nostro presidente. In realtà lo studio del professor Zamagni riporta 7 dimensioni, non 6. Noi ce n'era una che non riuscivamo a oggettivamente a riportare all'interno del nostro sistema e quindi abbiamo ridotte a 6. Chiedo scusa di questa riduzione, ma non riusciamo provare a dare il numero su questa dimensione. Le 6 dimensioni che vedete lì riguardano la capacità della governance, il rapporto del territorio, la partecipazione dei lavoratori, la resilienza occupazionale. È la capacità della cooperativa di creare lavoro, di dare forza alla forza lavoro, quindi anche di assumere, di consolidare, facciamo un esempio di questa cooperativa, la maggior parte dei lavoratori è a tempo indeterminato, consolidato, quindi è un rapporto che permette anche di costruire nel tempo una famiglia, un reddito, eccetera. E non è una cosa così facile, nel senso
si può scegliere di avere fornitori di personale attraverso altre cooperative, però il rapporto è meno forte, meno stabile. L'ultimo relazione di quella puntata dell'Italia è una delle aree forti di questa cooperativa. Facciamo un esempio, c'è una di queste dimensioni che è un po' particolare, che si chiama promozione dell'imprenditorialità. Cioè, è una di quelle dimensioni che, ma come dici, ma cosa c'entra nell'ambito sociale? Perché in realtà c'entra nel creare valore altro, alternativo. Giustamente prima la cooperativa Erga parlava di fatto che il loro fatturato è legato al privato, quindi loro sono in un mercato di produzione. Ecco, la cooperativa Solidarietà nasce come primo fornitore, a primo cliente, l'UNS, chiaramente, quindi l'assistenza avviene attraverso le convenzioni. Però è vero che una buona percentuale del proprio fatturato, oltre 300.000 euro quest'anno, va in che cosa? Fine di attività quali? L'ostello, la ludoteca, i centri estivi, alcune feste, alcune promozioni che vengono fatte con attività che non sono proprie della cooperativa, ma sono attività che vengono promosse attraverso la forza della cooperativa stessa. Questa dimensione ha ricevuto un punteggio, il punteggio ve lo faccio vedere qui, ogni dimensione ha l'anno 1, l'anno 2016, l'anno 2017, e attraverso le sue dimensioni viene creato, vado via velocemente, ma un grafico fatto in questo modo. L'area che più risente, se vogliamo, in riduzione appunto di questa valutazione è l'area sulla protezione dei lavoratori. Mi spiego perché. Perché il percorso soci è iniziato nel 2017, ma si sta completando e si è completato nel 2018, quindi fa parte di tutta la valutazione degli indicatori che verrà fatta quest'anno sul 2018. Per cui qui dentro c'è una piccola contrazione non eccessiva, ma legata a questo fatto qui, in cui è un percorso iniziato, l'indicatore darà valore nell'anno successivo. Come vedete il punteggio 2,55, 2,52 è abbastanza, cioè la cooperativa riesce a conservare il suo valore. Molti potrebbero dire ma ormai non aumenta. Cioè, far aumentare il valore sociale di una cooperativa, aumentare questi numeri, significa investimenti, significa risorse, significa non solo risorse di tipo umano, ma anche risorse di tipo economico. E quindi una cooperativa che anche in questi anni, un po' se vogliamo, di riduzione anche delle convenzioni col pubblico, eccetera, si sta dando per mantenere questo valore, secondo me è un elemento molto positivo. Poi nel bilancio trovate le varie considerazioni, le varie valutazioni che insieme ci abbiamo fatto. Però per noi questo numero è un numero positivo, è un numero che rappresenta un valore importante che noi stiamo erogando. È un numero che ci viene confermato anche dai questionari che abbiamo somministrato ai nostri lavoratori, che sempre riusciamo a far andare avanti. Eccolo qui. Come vedete, 80 questionari, prevalentemente l'area azzurra sono i nostri soci lavoratori, quindi metà del campione l'hanno compilato i nostri indipendenti, delle persone che lavorano con la cooperativa, delle quali una parte, come dicevamo, è già socio. Di questi questionari abbiamo raggruppato i risultati in base di nuovo alle dimensioni della presa dal nostro bilancio. E come vedete il punteggio forse è un po' basso, dobbiamo dirci perché ci stiamo appunto capendo per quanto riguarda le relazioni con la comunità di territorio, ma le altre aree, ne manca una che mi è sfuggita in questo ambito, le altre aree anche dal nostro campione, che abbiamo somministrato il questionario, sono positive. Anche il fatto che i nostri, ne manca una, quella più importante, la sostenibilità economica.
Infatti, in quell'area lì abbiamo fatto delle domande molto più specifiche e anche lì però, quando trovate nel bilancio, la risposta è molto positiva. Cioè, il nostro campione ritiene che la cooperativa non solo sia solida dal punto di vista economico, ma sia durabile nel tempo, abbia una sua durabilità oltre 5-10 anni. E questo per noi è veramente importante, perché le persone, anche in maniera non quantitativa ma qualitativa, ci danno o danno comunque alla nostra organizzazione e alla cooperativa stessa fiducia per il futuro. Ecco, io ho fatto un buon discorso veloce sul sistema e su come l'abbiamo costruito. Qui dentro trovate tutti i dati, tutte le considerazioni, per chi lo volesse abbiamo anche l'allegato, che non l'abbiamo messo perché è un po' pesante, con tutti i 65 indicatori che abbiamo preso come riferimento per fare questa valutazione. Grazie. Grazie Paolo, adesso devo fare una presentazione come si vede. Allora, con molto piacere vi presento il professor Stefano Zamagni, ordinario di economia all'Università di Bologna, da poco presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ex presidente dell'Agenzia del Terzo Settore, direi apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi su materia di economia sociale e che ci darà il suo punto di vista su quello che abbiamo detto finora. Bene, grazie molte, sono lieto di essere con voi in questa circostanza, devo usare questo e ringrazio dunque il presidente Luigi Cannanito che mi ha rivolto già qualche tempo fa di prendere parte a questo evento che vede, come abbiamo ora ascoltato, la presentazione del bilancio sociale 2017. Come dirò alla fine, in effetti è una sottovalutazione, perché questo è molto più che un bilancio sociale, e quindi forse vi consiglio dall'anno prossimo di cambiare il titolo, di dare il titolo giusto per non confondere le idee, spiegherò perché. Prendo le mosse allora da questa considerazione. Platone, il grande filosofo Platone, in una delle sue opere fondamentali che ha per titolo Fedro, scrive: il solco sarà diritto e quindi il raccolto abbondante se i due cavalli che trainano l'aratro marciano alla stessa velocità. Nell'antica Grecia l'aratro era trainato dai cavalli, non dai buoi come da noi in Italia o in altri paesi. Qual è il senso? Il senso è che se un cavallo andava più veloce dell'altro, il solco piegava a destra o a sinistra e il raccolto non era buono. Questa è una metafora che da allora, da oltre 2500 anni, deve essere sempre ricordata, e i miei studenti lo sanno, è una delle prime cose, perché serve a far capire in una maniera del tutto intuitiva molte più cose di quanto certe elucubrazioni teoretiche lascerebbero fare. E perché allora prendo le mosse da questa metafora? Perché si applica pari pari all'attività che questa cooperativa sociale solidarietà, come abbiamo ascoltato dalla presentazione, va facendo. I due cavalli cosa rappresentano? L'uno rappresenta la dimensione economica della cooperativa sociale, l'altro cavallo rappresenta la dimensione che possiamo chiamare sociale. Allora, la dimensione economica a che cosa fa riferimento? A che cosa si fa? Che cosa si produce? Se io voglio caratterizzare un'impresa, quale che essa sia, e la cooperativa sociale è un'impresa, che sia ben chiaro, che non ci sia qualcuno che dica che non è un'impresa, perché allora avrei di dire che siamo messi male, è un'impresa che non è un'impresa di tipo capitalistico, cioè che non opera con la logica del profitto, ma è un'impresa, perché non dimentichiamo che impresa è ogni ente che produce valore. Chiaro? Sì, quindi un soggetto produce valore, quello è impresa. Poi, come il fine per cui uno lo produce, qualifica il tipo di impresa. Allora, la dimensione che ho chiamato economica risponde alla domanda: che cosa produce
quella realtà, e abbiamo sentito la cooperativa Solidarietà, quello che, e non sto a ripetere quanto già è stato detto. La dimensione sociale invece fa riferimento al come si produce, non al cosa si produce, al come si produce e per quale fine si produce quel che si produce. Vedete la differenza? Nel caso dell'impresa di tipo capitalistico si producono tavoli, questi tavoli che verranno collocati sul mercato, e lo si fa perché il fine è la massimizzazione del profitto. Nulla di male. Gran parte delle imprese seguono questa logica. La cooperativa sociale è un'impresa che potrebbe produrre tavoli anch'essa, ma il fine per cui lo fa è quello di generare quel valore sociale che qui oggi è stato richiamato e che poi preciserò. Ma non basta, bisogna anche qualificare il come lo produce, perché non è la stessa cosa. Io posso produrre tavoli tenendo le mie maestranze, i miei dipendenti, come succedeva una volta alla catena di montaggio, trattandoli cioè come animali, cioè come bovini, questo è un termine tecnico usato da Taylor, che è stato l'inventore della catena di montaggio, l'ingegnere Taylor americano, 1911, l'anno di pubblicazione della sua opera fondamentale, che aveva per titolo l'organizzazione sociale e l'organizzazione scientifica del lavoro. E al capitolo 2 Taylor scrive: come vanno trattati gli operai alla catena di montaggio? Come se fossero dei bovini. Scritto così. E questo qua, voi parlate con i sindacalisti, sentirete contro voi, basta avere un po' di anni sulle spalle per ricordarsi come si era. Per cosa vuol dire come bovini? Perché nel mondo animale il bue è l'animale più docile. Se voi a un bue gli date un calcio non reagisce, a differenza di altri animali. E perché questo? Perché alla catena di montaggio il lavoratore non deve pensare, perché se pensa rischia di bloccare, quindi deve eseguire. Ford, quello delle automobili, che è diventato poi il grande produttore, perché fu il primo in America all'inizio del secolo scorso ad applicare il modello taylorista, e diceva ai suoi operai: io non vi pago perché voi pensiate o perché voi diate a me dei suggerimenti, io vi pago perché voi possiate obbedire. Gli ordini vengono dal capo, che potrebbe essere il capo officina, il capo progetto, non importa, voi dovete, se non vi va bene, ovviamente non siete obbligati a lavorare, andate a cercare un altro. Questa è la questione del come. Quindi si possono produrre delle stesse cose, tavoli, in un modo o nell'altro, trattando le persone come bovini, alla maniera del terrorismo, oppure come esseri umani, cioè come esseri dotati di una coscienza o di una intelligenza. Allora ecco il primo punto, che una cooperativa sociale ha questo compito, che non è semplice, ve lo assicuro io, di tenere il mutuo bilanciamento in due cavalli, cioè li deve far procedere alla stessa velocità. E molto spesso questo non avviene. In certi casi si manda più veloce il cavallo che rappresenta nella metafora platonica la dimensione economica, per fare business, come si dice, per far guardare i conti del bilancio, l'esercizio, eccetera, eccetera, per espandere l'attività, cosa che di per sé non è male. Ma se io per fare questo dimentico l'altra dimensione e comincio a trattare i miei lavoratori come se fossero bovini, è chiaro che quella cooperativa sociale perde la sua ragione d'essere, non ha più motivo d'essere, perché diventa indistinguibile da quell'altro tipo di impresa. Ma è vero anche viceversa, che se io ho un'impresa sociale che cura la dimensione sociale, cioè il come e il per cosa, e si dimentica del che cosa, ho detto per chi, e si dimentica di che cosa fa, cioè si dimentica che per essere sostenibile, sostenibile vuol dire durare, durare nel tempo, bisogna sapere collocare, come si dice in gergo, sul mercato il prodotto ottenuto, anche quella cooperativa sociale che poteva, animata da sacrosanti principi, non riesce
a superare evidentemente la durata, potrà durare qualche anno, ma poi è destinata a crollare. Questa è la realtà di questo mondo, che riguarda sia le cooperative, riguarda le imprese sociali, riguarda anche certe fondazioni civili, non le fondazioni bancarie, che sono un'altra cosa. Cioè dire, come fare per tenere i due cavalli alla stessa dimensione? Voi vedete, faccia, no, sapete, è come quasi quadrato. Cioè. Ecco perché, come dico io, per governare, gestire una cooperativa sociale, un'impresa sociale, bisogna essere super bravi. Eppure la gente, e qui devo dire la colpa è dei professori di economia, che è la categoria a cui io appartengo, che purtroppo capiscono poco, soprattutto da queste parti del Veneto, devo dirlo, perché bisogna imparare la verità va detta anche se dà fastidio, a me mi hanno insegnato così, che invece fanno credere che se uno, come i bravi, devono andare a lavorare, ma non è vero. Per te guidare un'impresa capitalistica, ve lo dico io, anche per esperienza diretta, è la cosa più facile di questo mondo. Perché se io sono l'azionista di maggioranza o il padrone a seconda che abbia un'impresa, famiglia, e vedo che tu sei un mio dipendente, non mi vai bene, non mi obbligo, cosa faccio? Ti licenzi. Ma una cooperativa sociale mica può licenziare. Capite che per guidare un'impresa sociale bisogna essere super bravi. Per un'impresa capitalistica basta essere bravi. Perché? Perché l'impresa, l'imprenditore sociale non può adottare quegli strumenti che si chiamano gli incentivi, sapete cosa sono gli incentivi, e i licenziamenti o le punizioni d'aria. Proprio perché se lo facesse verrebbe meno alla propria identità, il discorso del come. Ecco allora perché è difficile, non è semplice, mantenere in equilibrio le due componenti, cioè i due cavalli, marciando insieme. Allora adesso la domanda diventa, ma quali sono alcune indicazioni di metodo per conseguire questo obiettivo? Beh, la prima, bisogna investire in cultura. Però attenzione, cultura non vuol dire addestramento. Quelli del mondo del terzo settore lo sanno quante botte hanno preso da me, botte in senso metaforico, qualche volta anche in senso reale. Poi quando io mi stufo. Non posso tollerare la menzogna che va davanti. Cioè dire, ma noi facciamo se c'entra l'addestramento. L'addestramento ti insegnano che per battere un chiodo devi fare così. E ci vuole, sia ben chiaro. Ma la cultura è un'altra cosa. Bisogna che queste cose che io adesso vi sto dicendo molto sinteticamente vengano spiegate a tutti coloro che operano dentro la cooperativa. Mi aspettavo che di lì a poco altre università d'Italia, noi abbiamo tante università d'Italia, facessero altrettanto, magari con un nome un po' diverso, non importa, ma seguissero l'esempio. Nessuna. Dopo 22 anni nessuna. Qui in Veneto voi avete tre università, d'accordo? Anche importanti, nessuna. Allora uno si chiede, ma a che gioco giochiamo? Dove è la testa della gente? Voi direte, colpa, chiaro, la colpa dei professori, volete che lo sappia, cosa ho detto in poc'anzi. I professori, gli intellettuali hanno una grave responsabilità. E quando io parlo con i miei colleghi di Padova, di Venezia, di Verona, che sono le tre università, poi ci sono, eccetera, dico, ma scusate, ma vi rendete conto che se non, l'università non crea il talento, come potete pensare che questa gente poi andando a lavorare in questa o in quell'altra cooperativa sia in grado di diffondere una cultura? Cultura, non addestramento? La risposta che ottengo è, ma sai, volete che vi dica qual è la risposta? Non pagano. E quindi, siccome che senso ha investire 5 anni, no? Perché il corso di laurea è duro, non è sempre come tutti gli altri. Se poi alla fine la prospettiva lavorativa che uno ha è di prendersi uno stipendio modesto, meglio. Io ho insegnato 22 anni alla Bocconi di Milano, quindi quel che dico è tutto basato su prove certe. Ecco, avevo la cattedra a Bologna e in più insegnavo all'Università Bocconi di Milano. È chiaro, quelli che uscivano dal Bocconi dopo un anno o due
stipendi da favola, come potete immaginare, come si legge sui giornali e così via. Questo è la meritezza di avere il coraggio di dirlo. Allora, io rispetto tutti, non ho fatto prendere, non ho detto siete dei Lazzaroni, perché io rispetto, però dirò in giro che qui in merito tutti i professori sono delle persone che ragionano secondo questa roba. Ecco allora il primo punto, investire in cultura non vuol dire solo appunto fare ogni tanto qualche conferenza, vuol dire chiedere in questo caso ai rettori, perché è il rettore che decide delle terme messe, di dire caro rettore siamo stufi che il Veneto, che è una regione così avanzata, sia indietro culturalmente a livello scandaloso, perché ve lo dico io, sono molto più avanzate regioni che sono economicamente sottosviluppate del Veneto. E a tutt'oggi l'Università di Bologna è l'unica che è, perché abbiamo studenti, sapeste quanti ne vengono da Treviso, perché io mi insegno, li vedo, io chiedo, soprattutto dove viene dalla Sicilia, dalla Val d'Aosta, eccetera. E quindi ci rendiamo conto, non si può andare avanti così, senza cultura non si va avanti. Questo vale anche per altri discorsi, qui oggi dobbiamo parlare delle imprese sociali, delle cooperative sociali, io focalizzo l'attenzione su questo. Non illudetevi che basti la pratica ci vuole, l'addestramento professionale ci vuole, ma non basta, perché bisogna arrivare ai livelli alti della cultura, se si vuole avere ragione di certe critiche e se si vogliono accogliere e vincere certe sfide. Ecco allora il primo. Secondo, bisogna, qui è già stato detto, che in questi tipi di imprese la governance sia veramente di tipo democratico. Ma non a parole, fa. Che vuol dire? La governance di un'impresa sociale o cooperativa sociale, stessa cosa, non può essere di tipo terrorista. Quando io poi visito, girando per l'Italia, certe cooperative sociali, come dire, a me bastano 5 minuti per capire, e vedono che adottano una governance di tipo terrorista, quello dei bovini, e cascano, perché aggiungeva Taylor, sempre nel secondo capitolo, come bisogna fare per far sì che gli operai si comportino da bovini? Sapete cosa ha scritto? In ogni reparto, in ogni laboratorio, in ogni eccetera, bisogna mettere un gorilla ammaestrato. Scritto così. Perché? Poi parlate con quelli che studiano gli animali, gli etologi. Sembra che i buoi hanno paura solo dei gorilla, non degli altri animali. E il gorilla è una bella metafora. È la metafora di quello che girava per i reparti allora, adesso no, con la frusta, a frustare chi sollevava il capo o chi si fermava 30 secondi prima di, che nella catena di montaggio tu devi eseguire quell'operazione in quel preciso istante, altrimenti si blocca tutto e così via. Allora è evidente che la governance democratica vuol dire antiterroristica, perché altrimenti governance democratica non vuol dire che si fanno le votazioni, ma si fa nella sfera politica, quando andiamo a stare. Ma qui stiamo parlando di imprese. Governance democratica vuol dire un modello di governance interna tale per cui tutti coloro che partecipano al processo produttivo, dal più alto all'ultimo, devono essere messi nella condizione di pensare e di dire la loro. Allora io vi do due esempi concreti, realmente accaduti, per far capire il punto. Il primo è famoso, Olivetti, 1955. Olivetti mette assieme una squadra alla quale aveva chiesto di progettare quella che di lì a poco sarebbe diventata la Divisumma. Chi è vecchio come me se la ricorda, perché fu il primo prototipo di calcolatore che faceva sia come macchina da scrivere anche i calcoli, e verrà poi chiamata Divisumma. Bene, un giorno l'ingegnere capo di questa squadra va da Olivetti e dice: tu devi licenziare Natale Cappellaro. E dice: perché? È perché io ho visto che frega, che lui alla sera porta via i pezzi e se li porta forse a casa. Qui ho le prove certe, tu lo licenzi per giusta causa. Allora, se Olivetti fosse stato un imprenditore capitalista come gli altri,
avrebbe detto: mi dai le prove e lo licenziamo, perché ruba. Invece no, chiama il cappellano e gli dice: è vero quello che si dice di te? Ah, dice sì, è vero. Dice: perché fai così? Perché io ho trasformato la mia cantina di casa, una casa modestissima, no? A Ivrea, come se fosse una piccola officina. Io mi porto i pezzi a casa perché io la sera, dopo aver lavorato in fabbrica, continuo a fare esperimenti. Dice: ma perché? Perché l'ingegnere capo, secondo me, sta sbagliando i piani di produzione. E quindi non porta da nessuna parte. Io mi metto e mi chiede: ma tu l'hai detto? Ah, dice sì, io mi sono permesso di dirlo e lui mi ha risposto: taci tu, terrone analfabeta. Aveva fatto solo la quinta elementare, Natale, e veniva dalla provincia di Bari, dalla Puglia. E allora, voi sapete, siamo nel 55, l'immigrazione dal sud. E dice: taci tu, vuoi insegnare a me che sono ingegnere? Olivetti chiama l'ingegnere, lo licenzia in tronco e gli dà tante di quelle bastonate, secondo me gli avranno fatto anche qua e ha fatto bene, gli dice: io ti licenzio non perché tu hai sbagliato, perché tutti sbagliamo, ma perché tu primo hai offeso la dignità di quella persona, gli hai dato del terrore, secondo perché non hai capito che la sua idea era superiore alla tua. Il suo piano era migliore del tuo e tu per arroganza e per, come dire, auto-incensazione hai pensato che quello che lui diceva, e quindi ha messo al posto dell'ingegnere cappellano, che è diventato, pensato, con la quinta elementare. Nel 57, due anni dopo, è venuta fuori la divisuma e Olivetti ha fatto una banca di soldi perché li ha venduti in tutto il mondo, è il primo prototipo. E dopo, dalla Università di Bari, gli ha fatto conferire la laurea honoris causa in ingegneria. Capite? Questi sono fatti realmente accaduti, non sono storie. Allora, capite cosa vuol dire la governance democratica? Perché, chiedetevi voi, cappellaro senza essere obbligato, oltre al lavoro diurno, continuava a lavorare senza che nessuno gliel'avesse chiesto? Perché sapeva che l'impresa Olivetti era un'impresa democratica, dava la possibilità alle persone di dire, e allora si sentiva coinvolto anche se nessuno glielo chiedeva e anche se nessuno gli pagava lo straordinario, perché mica era pagato per fare quella scelta, però lo faceva, e come lui tanti altri. L'altro esempio più recente è di 4 anni fa, Washington. Questo è bellissimo, io vi sto dando casi realmente, se avessi tempo ve ne racconterei tantissimi. Però vedete, i professori non parlano mai di queste cose, perché bisogna che la gente sia nell'ignoranza, perché se io vi tengo la voi nell'ignoranza, dopo fate come vuoi, cioè che obbedite. Allora, Washington, sapete che a Washington ci sono dei musei che sono delle imprese, non come in Italia, che il museo è una roba burocratizzata, cioè la funzione va come impresa. Il direttore del museo chiama tutti i suoi collaboratori dirigenti, perché aveva nelle settimane, mesi precedenti ospitato una mostra che aveva avuto grande successo. E allora il direttore dice: dobbiamo decidere quali quadri sono stati maggiormente apprezzati dal pubblico per poter replicare la mostra in altre città, magari all'estero. Proposte. Allora, un dirigente dice: ma io proporrei allora di fare un'indagine campionaria chiedendo ai visitatori di indicare i quadri, o meglio le stanze dei quadri maggiormente di maggiore interesse. Costo 35.000 euro. Un altro dice: no, no, è meglio fare così. Mandiamo, prendiamo un campione stratificato, come si dice, e paghiamo delle persone che vanno da questi a chiedere loro sulla base del questionario, eccetera, eccetera. Costo 30.000 e ognuno aveva la sua. La porta della stanza dove si svolgeva la riunione era rimasta aperta, sempre le porte devono essere aperte, il direttore lo sa, lo faceva apposta. Nel corridoio c'era una persona di colore che puliva per terra e mentre puliva con lo straccio
con l'orecchio sentiva il discorso. Ad un certo punto questo bussa, no? E dice: dottore, io avrei un'idea. Avrà sentito il colloquio. I suoi collaboratori dicono: non vorrei mica far parlare questo, non vedi che è un baluba, che è nero. Sì, voi vedete, ma la gente pensa così, no? Non state attenti, perché poi dopo si pagano col tempo certi errori. Non vorrei mica parlare, è uno che fa le pulizie, cosa vuoi? Ma il direttore, che era uno come Olivetti, dice: no, facciamolo entrare, dimmi, accomodati. E gli dice: vedete, io pulisco per terra. Nei settimane scorse a Washington c'era la pioggia, la gente veniva qui con le scarpe infangate. Allora io sono in grado di dirvi quali sono state i guai maggiormente apprezzati, perché sotto lì c'era lo sporco e altrove il pavimento era rimasto intonso. Il direttore subito gli ha dato una mancia di 1.000 euro come premio. Allora, ai suoi dirigenti gliene ha detti di tutti i colori. Gliene ha detti di tutti i colori, dice: siete dei delinquenti. Voi volete farmi spendere 30, 35 mila, 40 mila dollari, no? E senza avere la certezza di ottenere risposte. Questo ci ha fornito un'idea. Ma ci sono esempi che accadono. Allora, vedete subito cosa vuol dire governance democratica. Vuol dire un modello di governo dell'impresa tale per cui tutti coloro che vi lavorano, anche l'ultimo arrivato, fresco di studi, o anche un po' imbranato, e qui vedete importante, perché è così che si recupera il discorso dell'endica. Non quello che è l'endica poverino, che lo spirito soffia dove vuole. Che vuol dire? Ognuno ha dei talenti che lo caratterizzano. E io in nome di che cosa devo dire? Che se uno solo perché è ingegnere oppure deve avere talenti tali da sostituire quelli degli altri? Secondo, questo è il modo di affrontare il tema dei portatori di handicap, perché anche da un portatore di handicap di un tipo o dell'altro ti può venire l'idea, però bisogna che ci sia la capacità di ascolto e di interpretazione. Terzo, stiamo parlando di modi per tenere i due cavalli alla stessa. Il terzo è appunto a che vedere con la VIS. VIS vuol dire valutazione di impatto sociale. E qui arrivo al chiarimento da cui ero partito. Allora, voi sapete che ci sono tre tipi di valutazione. C'è la valutazione di efficienza, la valutazione di efficacia e la valutazione di impatto. Tre. Allora, la valutazione di efficienza si esprime concretamente con la pubblicazione del bilancio d'esercizio. Ed è l'unica valutazione imposta dalla legge. Ogni organizzazione produttiva alla fine dell'anno deve produrre il bilancio d'esercizio. E a cosa serve il bilancio d'esercizio? A vedere quanto efficiente è quella struttura. Cosa vuol dire efficiente? Che non ha sprecato le risorse e soprattutto che i ricavi superano i costi. E ci vuole, perché un'impresa non efficiente dura lo spazio di un mattino. Dopo un po' di tempo deve uscire fuori dal mercato. Bene. La seconda è la valutazione di efficacia. Con la valutazione di efficacia che cosa si va a misurare? Si va a misurare il grado nel quale quell'organizzazione è riuscita a raggiungere gli obiettivi per i quali si è adoperata. E come si è fatto all'inizio del secolo, 18-19 anni fa, quindi non c'era, proprio per misurare l'efficacia. Anche qui, voi direte, perché i professori non spiegano? Proprio l'ho detto, bisogna tenere la gente nell'ignoranza, così dopo la si domina. Invece io, mi hanno insegnato, mi ha spiegato tutto, così dopo la gente capisce e diventa libera. Allora, per farmi capire la differenza tra efficacia e efficienza, io sono una operativa. Prendo da un ente pubblico, la regione, soldi per organizzare un corso di formazione di addestramento al lavoro. Oppure, pensate, alla fine faccio firmare la frequenza e alla fine
neanche il corso, mando in regione all'assessorato il resoconto. Sono state svolte tot numero di lezioni, procedure di queste, le firme di presenza sono queste, eccetera. Ora, sulla base di questo, l'assessorato farà un po' di verifica e paga, giusto? Quella è la valutazione di efficienza. Però, possiamo dire che i partecipanti al corso, che per i partecipanti al corso quel corso è stato efficace? No. Perché se voi fate conto di essere il partecipante al corso, e io sono il docente, se io mentre spiego le cose che devo spiegare, voi dormite, oppure guardate il telefonino, guardate il film, cosa che succede, lo sapete, no? Noi abbiamo 4 corsi, quindi ci raccontano tutto. Da 20 anni a 12 anni in mezzo ci sono quelli del liceo, ci raccontano come si organizzano. Questi non imparano niente, hanno firmato la presenza fisica perché sono lì all'inizio e alla fine, però non hanno imparato niente e di conseguenza non troveranno il lavoro. Allora, con la valutazione di efficacia, io chiedo, in questo caso io assessore, dovrei chiedere, dimmi quanti nell'arco di tempo di tot mesi dalla fine del corso, quanti frequentanti hanno trovato un'occupazione. Ecco, questo è un esempio di misura di efficacia, perché lì vedo se uno è stato a scaldare la sedia o si è impegnato a seguire, a studiare, eccetera. Chiaro, il bilancio sociale serve a misurare l'efficacia. E arriviamo al terzo livello. Cos'è la valutazione di impatto, di cui ormai si sta parlando sempre più anche in Italia? Con la valutazione di impatto si misura il cambiamento, non dimenticato, efficienza, efficacia, cambiamento. Cioè si misura il cambiamento che l'azione di quella cooperativa sociale ha determinato con il proprio agire sul territorio o sulla comunità di riferimento. La comunità può essere un quartiere di Treviso, può essere l'intera città di Treviso o la regione, questo dopo dipende dal livello e dalla dimensione dell'impresa sociale stessa. Cosa vuol dire misurare il cambiamento? Vuol dire che io devo dire, il fatto che qui ci sia questa opera, che si fanno le cose che abbiamo sentito, in che modo cambia la condizione di vita e i livelli di benessere non solo di quelli che sono dentro, perché quello è l'efficacia, l'abbiamo già detto, ma degli altri. Capito o capito? Perché vogliamo fare un esempio. Se io ho una cooperativa sociale che raccoglie le persone che altrimenti verrebbero messe ai margini, perché nessuno le vuole, questi qui dove le troviamo? Sotto i portici. A Bologna è una città sui portici. E voi venite lì, ogni alla sera, dopo le 9:30-10 di sera, trovate sotto i portici, perché se piove almeno sono raggiunto, la gente si dorme lì, eccetera. Allora, se io organizzo la mia attività in modo tale da raccogliere questi e portarli via da sotto i portici, io mi chiedo, tu sindaco, hai o no un vantaggio? È chiaro che ce l'ha, e se lo neghi vuol dire che sei un imbecille. Perché? Perché tu, se io ti porto via, ovviamente non c'è bisogno che stia a spiegare le implicazioni pratiche. Oppure, se io porto via dei ragazzotti, questi smetteranno di trafficare con la droga e di dar fastidio, di rubare, di fare le cose che leggiamo. E poi dopo ci scandalizziamo, perché succede? Ma perché succede? Perché la gente è lasciata lì a fare niente. Se allora io con la mia cooperativa sociale riesco ad attrarre un certo numero, io sono in grado di dire che il mio impatto sociale è questo, quest'altro, eccetera. E allora adesso voi cominciate a capire che questo che chiamate bilancio sociale è più di un bilancio sociale, non è ancora proprio un bilancio di impatto sociale, manca qualcosa. D'altra parte avete sentito Paolo cosa ha detto prima, è la prima edizione, quindi bisogna imparare, che ci vuole tempo per imparare, però la via che avete invocato voi qui è la via giusta, perché voi avete capito prima di tante altre cooperative sociali che non basta il bilancio sociale, ci vuole il bilancio d'esercizio, e questo lo impone adesso, il bilancio sociale, ma anche il bilancio di impatto, e voi siete bravi perché vi siete
immessi in questa direzione, e quindi io vi invito ad andare avanti. Ma adesso voi direte, perché uno potrebbe dire, perché mica tutti sono convinti, io ho dovuto presiedere una commissione formata da 40 membri nazionali per tracciare le linee guida su come si redige l'impatto sociale. Secondo voi le difficoltà maggiori da chi le ho avute? Da alcuni dei miei colleghi universitari. Voi non ci credete? Perché le persone cosiddette umili mi capivano subito, diciamo d'accordo. No, questi, fino a che mi conoscevo, a un certo punto ho dovuto offendere. E allora sono stati zitti. Gli dico, tu sei un delinquente, perché tu sai che io ho ragione. Perché anche tu sei professore di economia all'università, di un'università anche prestigiosa. Ma tu lo fai perché hai degli interessi spudorati da tutelare. E allora non vuoi che si vada in questa direzione. Quando ho detto questo, subito marcio indietro. Allora, il punto per dirvi che quello che vi sto dicendo non sono cose acclarate. Come in tutti i processi storici, ci sono i pionieri, quelli che vanno avanti per primi e gli altri dopo seguono. E voi ora dovete avere questo orgoglio di essere dei pionieri in questa realtà. Qualcuno, qual era l'obiezione? E voi lo trovate anche qui verso il fondo, no? Quando si dice il valore sociale non misurabile. Io l'ho visto per la prima volta adesso, perché Luigi mi aveva mandato il bilancio sociale dell'altro anno, dove non c'era, vedete, mi ha detto che è uscito solo da pochi giorni. Non è corretto scrivere non misurabile, è sbagliato, perché misurabile è tutto. Tu volevi dire, non è misurabile secondo i parametri della quantità e non della qualità. Ma anche la qualità si misura. Sì o no? Sì, io ti dico, guarda quei due quadri. Qual è più bello secondo te? Quello o quello? Tu mi dici quello, vedi? L'hai misurato. Hai misurato la bellezza. Sì o no? Allora perché uno dice non è misurato? No, siccome questo me l'avevano fatto questi miei colleghi, mi hanno detto più coloni, ma siete anche dei bastardi ignoranti che non capite niente di epistemologia. Dopo, quando qualcuno mi fa arrabbiare, io alzo un po' il livello, no? Culturale, e allora si vince sempre. Quando tu dimostri che l'altro è un ignorante, allora si tace. Se vai invece sugli interessi, diciamo, i tuoi interessi, io ho gli altri, no. Perché la verità è la verità. Non puoi dire delle cose facili e pretendere che la gente ti venga dietro, giusto? Però bisogna sapere la verità e dimostrare, non affermare. Quindi anche la bellezza è misurabile, solo che tu non la puoi misurare con la metrica del quantitativo, bensì del qualitativo. Cioè non puoi misurare la bellezza in chilogrammi o in litri, che sono le misure standard, devi usare una metrica adeguata. Ecco allora qual è il problema, che d'ora in poi ogni cooperativa sociale o impresa sociale o un altro ente di terzo settore dovrà sviluppare la propria metrica. Perché? E la deve scrivere, dire noi adottiamo, tenuto conto delle peculiarità della nostra cooperativa sociale, la seguente metrica, tac tac tac. E sulla base di questo voi andate a misurare anche gli attributi non solo quantitativi ma quelli qualitativi. Questo vedrete quando uscirà il decreto governativo che darà attuazione alla riforma del terzo settore varata dal Parlamento il 2 agosto del 2017, quasi due anni fa, ci sarà scritto proprio così. Cioè le linee guida non impongono a tutto il mondo del terzo settore la stessa metrica. Io mi sono battuto contro questo, perché a me piace la libertà e mi piace il rispetto degli altri. Quindi guai imporre a tutti la stessa metrica. Qual è in questo caso la metrica che sarebbe prevalsa? Lo SROI. Avete mai sentito parlare voi dello SROI? Lo SROI vuol dire Social Rate on Investment, che vuol dire il tasso di rendimento sull'investimento. Ora, lo SROI era portato avanti da un po' cognato, e si capisce, perché loro vogliono tradurre tutto in metro di soldi. Allora, io do un sorriso a uno che è triste, oppure do un pugno a lui perché così lui capisce che lui per me esiste, perché
cosa vuol dire dare un pugno a uno? Vuol dire valorizzare, dire guarda che io so che tu esisti, perché la cosa più brutta è l'indifferentismo, io ti passo vicino e non me ne accorgo. Allora è chiaro che se io ti dico come fai tu a tradurre in moneta, in misura in euro, qual è il valore che hai creato dando una parola di conforto a una persona ammalata, a una persona handicappata, eccetera, è ridicolo. Tant'è vero che loro devono usare, ti propone lo SROI, la cosiddetta contingent evaluation, che è una roba un po' tecnica da economisti, eccetera, e che se uno se ne intendesse gridarebbe vendetta al cospetto di Dio. Però siccome la gente deve stare in ignoranza, si fa credere che con lo SROI, e invece mi hanno detto no. In certe cooperative sociali puoi applicare lo SROI, però deve essere la cooperativa stessa che lo decide, non può essere il decreto del governo che impone a tutti lo SROI, perché sarebbe un disastro, in caso vostro sarebbe un disastro. In una cooperativa come Solidarietà la prendereste nei denti, come si dice. Però voi dovete loro trovare la vostra metrica. Metrica è una parola che significa l'insieme di indicatori sulla base dei quali voi procedete alla valutazione di impatto sociale. E questo è possibile. Ultima battuta, voi direte, ma perché tutto questo è importante? È importante perché dovete sapere che d'ora in poi, in Europa è già cominciato, ma anche in Italia, le pubbliche amministrazioni daranno soldi solo a quelle realtà che sono in grado, con la richiesta che si fa per finanziare un certo progetto, esibiscono il bilancio di valutazione di impatto. Vi siete chiesti perché noi italiani diamo a Bruxelles tanti soldi come gli altri paesi e riceviamo meno della metà? Poi dopo qualcuno in Italia dice colpa di Bruxelles. Cosa? È colpa nostra che siamo cretini! Perché le regole di Bruxelles dicono che chi vuole accedere al Fondo Sociale Europeo deve fare domanda e allegare alla domanda, oltre che al bilancio sociale, il bilancio di impatto sociale. Noi non lo facciamo e quindi le domande arrivano e le buttano via. E così noi non facciamo altro che regalare soldi a francesi, tedeschi, spagnoli, che sono bravissimi. E secondo voi perché questo noi non lo facciamo? Inutile dare la colpa a Bruxelles, perché gli altri soldi se li prendono. E la colpa è nostra che siamo imbecilli. E quindi capite perché è urgente. E fra un po' le regioni faranno altrettanto. Perché le regioni nel dare soldi, come sono tanti richiedenti, lo daranno a quei soggetti di terzo settore che dimostrano di avere un alto impatto sociale. Io sono l'assessore regionale, ricevo 1000 richieste, e i soldi che ho sono quelli che sono, secondo voi in base a che criterio devo dare? In base, tutti hanno le carte a posto, perché, eccetera, e questo è il primo filtro che hanno di fare. Quindi ecco perché dovete aspettarmi, perché arriverà fra un po' anche in Italia questa regola, che è una regola europea che gli altri paesi già adottano. E voi sapete che quando è un processo e parte il capodopo diventa applicabile. Quindi la valutazione di impatto da un lato serve a chi opera dentro l'impresa sociale ad avere coscienza di quel che fa, e questo è bello, perché io ho visto alcune cooperative sociali che noi abbiamo seguito direttamente perché ci hanno chiesto eccetera, li abbiamo aiutati, ma la gioia è immensa sapere, diciamo, ma io allora con quel che faccio ho generato questo. Dico sì, tu hai generato questo, hai diminuito il tasso di corruzione, hai diminuito il tasso di furtarelli che ci sono, perché facendo gli esempi che facevo prima, e la gente è contenta. Allora perché vogliamo togliere la gioia alle persone? Ditemi voi, perché bisogna togliere la gioia di vivere alle persone? Che le persone generose ce ne sono tante, però bisogna dargli la gioia e fargli vedere quello che è. Ed è ovvio che questo è un processo accumulativo e col tempo. Ultima battuta, perché fra un po' alle 7-2 minuti devo andare via, perché voi qui non siete riusciti a fare in modo che le ferrovie italiane mettessero un treno in partenza da Venezia a ora decente. Io ho l'ultimo treno, altrimenti mi tocca dormire sotto i ponti, cioè. Ma tu sei assessore, ma vai a Roma, Bologna, che la fanno? Considerano Treviso. No, fai un treno che parta almeno
non dico a mezzanotte, ma almeno alle 9 di sera, no? L'ultimo treno lo fa partire prima delle 8 e dopo non ce ne sono più, chiusa la parete. No, dicevo, Paolo ha parlato prima, la parola ospiti non gli piace, ha ragione. Allora anche lì bisogna, c'è la soluzione. Come bisogna fare? Perché le persone che partecipano ad una realtà come questa non si sentano ospiti. Bisogna mettere in pratica il principio di reciprocità. Questo. Voi sapete cos'è la reciprocità? No, perché voi direte non ce l'hanno iniziata, è ovvio. Ma voi confondete la reciprocità con lo scambio. No, perché lo scambio vuol dire vuoi questo? Dammi 50 euro. Non mi dai 50 euro, non ti do l'oro. Quello si chiama scambio di equivalenti di valore, che è la base dell'economia di mercato. La reciprocità invece è una relazione interpersonale in base alla quale A, senza essere obbligato, va verso B, perché vede che B è nel bisogno di qualsiasi tipo. Può essere un bisogno materiale, spirituale, fisico, i bisogni sono tanti. E lo fa perché è spinto da un principio del dono come gratuità. Cioè vedo che tu sei triste, ti vengo vicino e ti dico perché sei triste? Capite cosa voglio dire? Vado al letto di un ammalato, eccetera. E però B, che riceve questo dono da A, è tenuto a reciprocare, ma non nel senso monetario del termine dei 50 euro dell'esempio di prima, ma nel senso di mostrare che ha apprezzato quella relazione intersoggettiva e può reciprocare in forme più varie, che può essere un sorriso restituito, un grazie detto in un certo modo, può essere il regalino di un fiore e così via. Ora, adesso voi dovete capire questo, io non ho tempo perché sto finendo. È una delle cose più difficili. Educare le persone alla reciprocità è la cosa più difficile. Perché voi siete già stati maleducati alla logica dello scambio. Perché i bambini dopo 3 anni sanno già cos'è lo scambio. E se vogliono le figurine, devono dare un soldino. Perché la mamma o il papà dice, guarda, se vai lì per prendere la Gigi, io devi dare, se no non te lo danno. Quindi già da 3 anni i bambini sono rovinati, perché sanno che per ottenere bisogna dare l'equivalente. La reciprocità invece è l'unica caratteristica autenticamente umana. Io vedo che tu se ne hai bisogno, vengo a te, senza che nessuno, tu non me l'hai chiesto, sono io che vedo. Tu però ti devi sentire moralmente, non giuridicamente, moralmente tenuto a reciprocare, o a me oppure a qualcun altro. Io aiuto te e tu aiuti lui. Perché la reciprocità è transitiva, mentre lo scambio non è transitivo. A va verso B, B va verso C e così via. E crea quelli che si chiamano i circoli virtuosi della società, eccetera. Ora, educare è difficile, perché no, è difficile perché nessuno mai ne fa. Ed è, voi direte, allora sappiate che dove c'è pratica di reciprocità nessuno si sente ospite. Perché l'ospite chi è? È uno che riceve qualcosa e fa niente. Guardate che questo vuol dire offendere, questo è il razzismo, il vero razzismo è questo. Quando io ti faccio capire che tu dipendi da me, dalla mia bontà, io sono buono, tu sei un povero patacca che non sei capace di badare a te stesso e allora io ti do. Ma cosa credete? Che quello che ricevi in cuor suo sia contento? Vi manda 10 accidenti e fa bene. Mai buttare nelle mosse. Perché quello offende la dignità e se uno non ci crede, andatevi a leggere Seneca, la 11ª lettera a Lucilio, 2000 anni fa, già l'aveva capito lui, il grande poeta latino, Seneca, Lucio Seneca. Ecco allora perché l'educazione alla reciprocità è importante, perché non c'è nessuna persona al mondo, anche in punto di morte, che non possa reciprocare. Provate a pensare, uno è in punto di morte, e cosa può fare? Una parola, o uno che gli dice, sei credente, dice, dico una preghiera per te, quella è già una forma di reciprocazione. E invece noi siamo caduti in una cultura talmente materialista da pensare che se io ti faccio qualcosa tu mi devi dare i soldi. Ma non dico che questo non ci vuole, perché quando si va nella logica del mercato lo scambio bisogna applicarlo.
ma nel mondo di cui si occupano imprese sociali come queste e tante altre, là, e dove c'è pratica di reciprocità, nessuno si sente escluso e nessuno si sente offeso. E quindi anche coloro i quali inizialmente avrebbero timore di mostrare il proprio disagio, la propria sofferenza, alla fine vengono fuori. Ecco allora, in conclusione, capite perché questo modo di vedere, di pensare all'organizzazione delle imprese sociali, cooperative sociali, che cosa vuol dire tenere in mutuo bilanciamento i due cavalli? Questo lo so che è faticoso, vuole dire cosa lo sa, però è possibile. E quando uno ci prova e mostra che è possibile, cioè noi oggi, nostre figlie, una delle figlie è medico, super medico all'ospedale universitario di Bologna, lei è ematologa, ci viene la leucemia, gli viene il mieloma, lei mi cura, perché sapeste quanti da Treviso vengono, perché Bologna è un centro internazionale. Ora, a volte uno dice, perché mia figlia si chiama Elena, mia figlia ha più successo degli altri, secondo voi? I suoi colleghi sono bravi come lei, sanno la stessa cosa che sa lei, ma perché lei, siccome è nata in questa famiglia e i figli dei gatti mangiano i topi, ha sentito questi discorsi da quando era piccola e lei con i suoi pazienti pratica la reciprocità e gliela insegna. Il risultato è che i pazienti reciprocano, una volta le portano una bambola, un'altra volta le portano, quelli che vengono dal sud gli portano delle torte, e io gli dico, tu accettali sempre, non fare come quegli ipocriti che dicono, perché se tu rifiuti vuol dire che non accetti che loro possano reciprocare. Poi quando arrivano quelli là degli emiliani gli portano un salame, una mortadella, dopo viene a casa e dice, babbo, prendila tu perché noi non lo facciamo, non lo mangiamo. Per dire che la reciprocità, a parità di conoscenza scientifica, tende a migliorare lo stato di salute delle persone, lo sapete? Perché le endorfine, perché ho imparato anch'io un po' di medicina, avrei di fare la lezione, le endorfine aumentano e le endorfine aumentano le autodifese. Quindi è chiaro che da i farmaci, che sono chimici in sostanza, però trattando l'ammalato in un certo modo, parlandogli, spiegandogli, eccetera, inserisce un elemento di speranza che migliora la condizione di vita. E questo ormai è dimostrato così. Allora, se questo è vero in quei casi, a maggior ragione è vero in altri. Chiudo, perché ho finito il tempo, perché devo andare via, dicendo con una frase che è molto bella dell'autore americano, famoso anche in Italia, autore di un libro che si chiama Nessun uomo è un'isola. E termina questo libro, tradotto anche in italiano in tante altre lingue, con questa bella frase. Thomas Merton è l'autore, famoso, scomparso tante lingue, dice: il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente, a noi la scelta, sapendo che se ci sfugge la vita come sabbia, cadendo al suolo, questa produce luna. Se ci sfugge come semente, questo, cadendo al suolo, presto o tardi, produce frutto. Allora l'augurio che ci facciamo reciprocamente, io con voi e voi con me, è facciamo in modo che, poiché la vita ci sfugge inevitabilmente, facciamo in modo che ci sfugga come semente. Quindi andate avanti per la strada intrapresa e soprattutto rimanete nella gioia. Grazie. Bene, grazie infinite professor Zamani, io ho preso praticamente una lista di compiti per casa da fare. E non c'è tempo per le domande perché il professore deve proprio scattare, peccato. Peccato perché ne avevo già una. Vuole sentirla mentre fa la domanda? Se vuole sentire una domanda mentre fa il magari. No, lascia stare, tanto mi sentite lo stesso. La nostra cooperativa Solidarietà, professore, da qualche anno a questa parte ha creato un gruppo di lavoro che doveva cercare di
sollecitare la partecipazione dei nostri lavoratori a diventare soci lavoratori. Questo ci è riuscito solo in parte. E dobbiamo battere ancora? Dove stiamo sbagliando? Il coinvolgimento, come deve essere fatto? Ovviamente io non conosco la realtà, dovrei conoscere di più. In generale ti rispondo sempre così, mai desista. Ricordami, c'è quel brano, del, non so se voi avete mai letto un libro che si chiama Vangelo, è scritto 2000 anni fa, può essere ateo, io leggo i fumetti, però è un bel libro questo. L'episodio della vedova che non riusciva ad ottenere giustizia dal giudice, e una volta, due volte, tre volte, alla fine il giudice gli disse: per togliere la smesso, non dovete mai desistere, perché nel rapporto con la pubblica amministrazione ci vuole questa reciprocità. Io mi sono capito, bisogna dialogare, non pensare quello e là, noi siamo qua, tutti. La reciprocità quando viene applicata con la pubblica amministrazione dà dei risultati fenomenali, perché tu ce l'hai l'animo, ma va bene, anche gli amministratori pubblici hanno anche voi capito il senso della pubblica. Cioè dovete capire che la logica della reciprocità la dovete applicare non solo al vostro interno, ma anche nei confronti degli altri. Per cui voi andate, mentre invece a volte il nostro atteggiamento in questo mondo è di bussare, di chiedere, pure se non si ottiene subito sbattere la porta, è sbagliato. Voi dovete convertire gli amministratori pubblici. Dove convertire vuol dire cambiare il loro modo di. Quando questo viene fatto, i primi a essere contenti sono gli stessi amministratori pubblici e poi si ottengono i risultati. Quindi io lo so che è generica, d'altra parte dovrei conoscere meglio i dettagli della vostra realtà, e se uno non conosce, è come un medico che non può dare la terapia se prima non ha fatto la diagnosi. Ma tornerà qua? Come? Tornerà un accidente, perché io per venire qua, siccome il vostro presidente mi ha, prima che io ricevessi la nomina, quella di cui è stato detto, sapete, fare il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che è un'accademia mondiale, c'è da diventare matto la notte, non riesco a dormire, perché devo pensare, vi lascio immaginare, che è a 400 anni di vita, ci sono 9 premi Nobel, eccetera, eccetera, accontentare tutti. Però siccome lui me l'ha chiesto prima della nomina, io gli avevo detto, io ho mantenuto fede all'impegno. Però io ad esempio domattina, ecco perché devo rientrare, io domattina presto devo partire di nuovo e quindi sono sempre in giro. Per cui tu non fare storia e dire devo tornare. Parla tu, parla col Papa e gli dici lasciate un po' di tempo. Beh, ma Papa Francesco è disponibile. Eh? È sempre disponibile Papa Francesco. Va bene, allora io vi lascio, è stato un piacere conoscervi, soprattutto vedo sui vostri volti il sorriso, questo per me è una grande gioia.